Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 stamattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, questa è la prima uscita pubblica del Comitato Provinciale in difesa della Costituzione. Noi vogliamo difendere la Costituzione da questi attacchi scellerati che quotidianamente appunto gli vengono combinati. Opa. Vogliamo soprattutto difendere l'articolo 138 della Costituzione che i nostri padri costituenti hanno messo lì a garanzia del dettato costituzionale, in maniera che nessuna maggioranza possa cambiare inopinatamente, così repentinamente, le regole dettate dalla Costituzione. Quindi l'articolo 138 prevede questa doppia lettura parlamentare a distanza di non meno di 90 giorni l'una dall'altra, prevede una maggioranza assoluta in seconda lettura, prevede un referendum confermativo qualora appunto non si raggiunga la maggioranza dei due terzi. Ora questo pericolo della maggioranza dei due terzi è in parte scongiurata perché il centrodestra si è spaccato, quindi possiamo respirare, ma abbiamo veramente tremato quando c'era il governo delle larghe coalizioni, delle larghe intese, abbiamo tremato perché potevano coi due terzi impedirci anche di fare il referendum, di ricorrere al referendum, all'istituto del referendum. Noi dobbiamo vigilare perché qualsiasi modifica costituzionale venga fatta rispettando l'articolo 138. E abbiamo inteso questa mattina organizzare questo incontro. Io ringrazio l'architetto Gianluigi Leone, l'artefice di questo incontro di questa mattina. Vogliamo dare inizio a un ciclo di conferenze sulla nostra Costituzione, i rapporti, e questa mattina nella fattispecie il rapporto che c'è fra i trattati europei e la Costituzione repubblicana. Non dobbiamo schierarci qui, euro sì, euro no, noi facciamo un dibattito culturale su questi argomenti. Abbiamo appunto recepito l'invito fattoci da Gianluigi Leone di ospitare qui questa mattina Luciano Barra Caracciolo, dirigente di vertice del Consiglio di Stato, presidente di sezione, rappresentante italiano presso la rete Unione Europea degli organi di autogoverno del potere giudiziario. No, è ex, perché ho scaduto da questa carica. Questa è una cosa che viene presa dalla stampa. E che parlerà appunto del suo libro Euro e o punto interrogativo, democrazia costituzionale, euro e o democrazia costituzionale, la convivenza impossibile tra Costituzione e trattati europei. Questo è il sottotitolo del testo. Come organizziamo i nostri lavori? Darei subito la parola per una presentazione a Gianluigi Leone, poi daremo la parola a Luciano Barra Caracciolo, che farà la sua prolusione, e poi gradiremmo che ci fossero domande dal pubblico, alle quali poi risponderà alla fine lo stesso Barra Caracciolo.